domenica, soprattutto buon 25 aprile, buona festa della Liberazione a tutti voi in questa domenica con poco calcio, almeno per quanto riguarda i colori abruzzesi. È appena terminato il match del Partenio Lombardi tra Avellino e Teramo, è terminato senza reti, 0-0, un buon pari per la formazione di Massimo Paci. Ovviamente poi lo ascolteremo insieme ai tesserati durante la conferenza stampa di fine gara. In Serie D di fatto le nostre non hanno giocato, solo ieri la Vastese, anche qui un pareggio 1-1 contro l'Aprilia. Ovviamente staremo insieme anche questa sera, vedremo meno del consueto perché di fatto non ci sono state gare, o comunque ce ne sono state pochissime, però trarremo anche delle conclusioni rispetto al prossimo turno di campionato in Serie C che chiude la stagione regolare, e anche sui recuperi, almeno quelli programmati in Serie D, perché continuano ad essere riprogrammati e in realtà poi vedremo se ci sarà l'opportunità di chiudere la stagione regolare in maniera certa, oppure se bisognerà ulteriormente posticipare. Lo capiremo, lo vedremo solo aspettando quello che accadrà. Do il saluto in redazione ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. E in collegamento la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, 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 buonasera. Allora, vediamo, siccome parleremo molto di Serie C, vediamo i numeri della penultima giornata della stagione regolare. Oh, ovviamente io non vi ho ricordato il numero per interagire con noi, ma per chi ci segue è sempre quello, è il 392-623-7060. 37esima giornata, come detto, penultima della stagione regolare. Come vedete, Avellino-Teramo è terminata 0-0, il Bisceglie con gol di Mansur batte la Vibonese 1-0, il Catania vince agevolmente 3-0 contro la Casertana, lo stesso fa la Juve Stabia contro il Foggia in una sfida tutta in salsa playoff, e questo è un risultato che va bene comunque al Teramo perché il Foggia si ferma e la Juve Stabia vince agevolmente con i gol di Borrelli e la doppietta di Marotta. Monopoli Ternana 2-4, Paganese Potenza 0-0, Palermo Cavese 3-2. In realtà questa è una partita davvero scoppiettata perché la Cavese era in vantaggio 0-1, poi si è fatta rimontare 2-1, poi ha pareggiato nel finale 2-2 e poi ha preso il gol del 3-2 conclusivo. Ancora più clamorosa, se vogliamo, ma oramai agli scivoloni del Bari siamo quasi abituati, il successo della Turris 3-0 contro i Galletti Pugliesi, e Viterbese Catanzaro 0-2 sommato ad Avellino Teramo 0-0 permette al Catanzaro, nella giornata in cui riposava come vedete la Virtus Francavilla, permette al Catanzaro, e vediamo la classifica, di agganciare l'Avellino, e qui il software ovviamente, come vi dico sempre, non tiene conto di tutti i parametri, ma ve li dico io, ve lo dico io. Il Catanzaro, che ha vinto la gara di andata 1-3 e ha perso la gara di ritorno 0-1, in questo momento il Catanzaro, pur se a pari punti con l'Avellino, ha scavalcato la formazione di Piero Braglia. Quindi la Ternana a 90 punti, vincitrice del campionato, è già promossa in Serie B. Poi c'è il Catanzaro al secondo posto, che ha gli stessi punti dell'Avellino ma per scontri diretti è al secondo posto, quindi li vedete così, ma considerate che il Catanzaro è secondo, l'Avellino è terzo, tutti e due a quota 67 punti. Ovviamente vi ricordo che mancano 90 minuti alla fine di questo campionato. Bari 60 punti, Catania e Juve Stabia 58, Palermo e Foggia 50. Il Teramo in questo momento è al nono posto a quota 49 punti, la Casertana a quota 44, qui si chiude il lotto playoff, poi sono fuori, perché oramai mancano solo 90 minuti, Viterbese e Monopoli a quota 40 punti, il Potenza che tra le altre cose riposerà all'ultima giornata, quindi di fatto è in vacanza il Potenza a 39 punti, la Turris e la Virtus Francavilla 38, Vibonese 35, Paganese 31,
Bisceglie 30 punti, la Cavese ha 19 punti. Come ci dice Paolo, buon punto per il Teramo, adesso finiamo bene il campionato, speriamo in un buon playoff. Peraltro in una giornata, e ci proiettiamo in un altro girone che ovviamente non seguiamo, come il girone C, ha visto anche il successo del Como sull'Alessandria, e quindi il Como nel girone A raggiunge in Serie B la Ternana. Questa sera ci sarà la giornata conclusiva del girone B e vedremo chi sarà la terza squadra che raggiungerà Como e Ternana, che sono già promosse. Un ritorno bello per la formazione lariana, che ai primi anni 2000 insomma militava in Serie A e adesso ritrova invece la cadetteria. Queste sono le immagini, il successo contro l'Alessandria per 2-1 e la vittoria del campionato. Dunque manca solamente l'ultimo tassello, anzi in realtà il penultimo, perché poi l'ultimo verrà designato con i playoff. Manca il penultimo tassello, la terza prima dei gironi di Lega Pro, quindi Como nel girone A, Ternana nel girone C. Vedremo chi ci sarà nel girone B. A questo punto è uno scontro a due Perugia-Padova, con il Perugia che parte con i favori del pronostico. Giornata questa, com'è? A tre, c'è anche il Sud Tirol che potrebbe essere promosso. Sì, anche se si è fermata nell'ultima partita, certo, contro la Tresia. Certo. Diciamo che Pillon ha un po' tirato fuori, ha un po' tirato fuori il Sud Tirol, però insomma vedremo. Giornata Se stasera il Perugia dovesse vincere e le altre due squadre perdere, Sud Tirol e Modena, ci sarebbe la matematica già questa sera. Gare che si giocheranno, come aveva detto giustamente Andrea, questa sera alle 20:30, e il prossimo turno anche nel girone C sarà di sera alle ore 20:30. Allora cominciamo, in attesa della conferenza stampa dal Partenio Lombardi di Massimo Paci, che immaginiamo soddisfatto, dei tesserati che immaginiamo altrettanto soddisfatti. Ania, raccontaci un po' che tipo di partita è stata. Innanzitutto, sorpresa, ma poi un po' ci se lo aspettava, il giovane Luca Lombardi, che ha esordito dopo tante settimane in cui era a Teramo ma non aveva mai giocato. Oggi mai tanti mesi giocare, eh? tanti mesi sì. Sì, tanto devo qui dire ci dicono: ma come si fa a non fare gol a tu per tu col portiere dell'Avellino? Immagino che si riferisca all'occasione a inizio ripresa di Chiere Mateng. Però insomma ci capita di sbagliare, eh? Vabbè, comunque perdonami, sì. Riassunto delle puntate precedenti. Probabilmente anche forse l'occasione più importante della gara, ecco, sia dall'una che dall'altra parte, anche se l'Avellino poi qualcosina nel secondo tempo ha creato. È stata una gara che il Teramo ha giocato bene, soprattutto in fase di non possesso, in fase difensiva, cercando di chiudere i varchi all'Avellino. Questa è l'occasione più importante per il Teramo nel corso del primo tempo. Se la guadagna Belligea, riconquistando un pallone sulla destra e poi entrando in area, non inquadrando però lo specchio della porta. Questa invece è l'occasione più importante di un primo tempo comunque abbastanza noioso, con Carriero che mette in mezzo per Maniero, occasione ovviamente per l'Avellino, Carriero per Maniero che non trova lo specchio, non trova la porta, complice anche una deviazione di un difensore del Teramo. La palla poi infatti va in calcio d'angolo. Dicevo, un primo tempo con poche emozioni, l'Avellino sembrava iniziare meglio, poi gradualmente un po' la verve è andata a sfumare. Questa è invece l'occasione di Chiere Mateng, che raccontava il telespettatore, a tu per tu con Forte, lanciato da Bombaggi, si divora quella che è probabilmente l'occasione più importante, insieme a questa di Maniero, invitato da Tito, prende la mira, salta, ma trova comunque Lewandowski bravo a chiudere lo specchio con i piedi, chiudendo anche le gambe, perché probabilmente la palla sarebbe passata proprio in mezzo alle gambe dell'estremo difensore biancorosso. Questa è l'ultima chance per l'Avellino, ancora con Tito che mette in mezzo per Fella di un soffio non arriva, poi ci sono le proteste di Carriero che finisce a terra in un contatto con Kappa, il direttore di gara poi lo va anche a ammonire per le proteste, ma non assegna il calcio di rigore all'Avellino come invece avrebbe voluto il giocatore biancoverde. In tutto ciò l'Avellino forse appurando del vantaggio del Catanzaro, prima 1-0 poi 2-0, gioca sì è stato appunto contestuale.
Esatto, gioca con un altro piglio il secondo tempo, cerca un po' di più insomma di lavorare sugli esterni, soprattutto con Tito, non trova però insomma la zampata vincente per difendere il secondo posto, che appunto a parità di punti con il Catanzaro va in questo momento ad appannaggio delle Aquile. Il Teramo, vi dicevo, ha giocato secondo me una gara attenta in fase difensiva, preparata così soprattutto per chiudere gli spazi e i varchi all'Avellino, ha provato qualche volta in ripartenza a fare male, non ci è riuscito. Comunque è un buon punto per i biancorossi, che si perdono il settimo posto e scivolano alla nona posizione, però nell'ultima giornata si deciderà tutto, perché dalla settima posizione alla nona ci sono tre squadre in un punto, ovvero Foggia, Palermo e proprio Teramo, quindi insomma poi la griglia playoff si deciderà appunto negli ultimi 90 minuti. Ricordiamo che il settimo posto vale attualmente, salvo discorsi di migliore quarta del girone, vale il primo turno da affrontare in casa. Sì. Quindi sarebbe importante per il Teramo appunto cercare di riagguantare quella posizione che aveva quest'oggi prima di scendere in campo al Partenio. Bisogna anche dire che con ogni probabilità forse aveva l'impegno, oddio, non so, quello del Foggia anche era complicato, però forse aveva l'impegno più difficile. Insomma, fuori casa contro l'Avellino. Secondo voi come va a finire se non si vince? Nono o decimo posto? Decimo è impossibile. Il decimo è impossibile. No. Allora, intanto diciamo che la griglia playoff, non conosciamo tutti i piazzamenti, ma quelle squadre sono dentro. Le vediamo, vediamo anche Maurizio la classifica. Anche la Casertana è dentro perché ha 44 punti, sì. Viterbese e Monopoli 40, quindi matematicamente la Casertana è dentro. L'Avellino ora è terzo, Catanzaro secondo, il Catania è in vantaggio sulla Juve Stabia per quel piazzamento, cioè il quinto posto. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, la Cavese è matematicamente retrocessa, benché abbia il recupero infrasettimanale contro la Turris. La Cavese, per restare in vita, avrebbe dovuto vincere e il Bisceglia non avrebbe dovuto battere la Vibonese. Sono curioso, lo dico, di vedere i gol di Palermo Cavese. Ho letto di tanti errori da parte dei portieri, quindi sono curioso di vedere poi lo sviluppo di questa partita. Un'altra annotazione che voglio dare: hai citato prima il Como, oggi la doppietta decisiva del bomber Gabrielloni, che molti ricordano con la maglia della Jesina. Sì, come no? Diversi anni fa. Ecco, a ripensare che lui era un under che ha fatto bene in Serie D, insomma faceva presagire un discreto futuro, forse non a questo livello, ora è un giocatore che decide la promozione in Serie B del Como e l'anno prossimo probabilmente sarà protagonista con il Como sempre nella cadetteria. Questo per dire che sempre dalla Serie D possono venire fuori dei prodotti che alla lunga potrebbero fare belle cose. E a proposito di questo, mi piace anche ricollegarmi con Lombardi, che a me oggi non è dispiaciuto, era al debutto, ha giocato non per scelta tecnica, perché per scelta tecnica non è stato mai impiegato, ha giocato per necessità, ma ha giocato, devo dire, con discreta personalità, ha mostrato il suo sinistro davvero vellutato, anche quando la partita si è alzata come tenore atletico, comunque lui un po' ha sofferto, ma neanche tanto, quindi devo dire che in questo pomeriggio lui è una piccola nota positiva, come del resto lo è la prestazione di carattere di tutta la squadra, che se si porta a casa un risultato positivo, frutto di questa prova difensiva assolutamente gagliarda, d'altro canto, ora sarà per le assenze, tutto quello che vogliamo, forse qualcosina in più si poteva provare, pur contro una squadra così forte, perché Teramo in tutta la partita ha avuto quell'occasione sporadica con Chiere Mateng e poi più nulla. Sì, l'avversario è forte, però la classifica imponeva un po' di poterci provare. Il Teramo ha perso un'ulteriore posizione e oggi, tra perdere e pareggiare, praticamente non c'era differenza, perché comunque o con la sconfitta o col pareggio, il Palermo vincendo ti faceva perdere una posizione. Quindi forse si sarebbe potuto tentare qualcosa in più per vincere, a prendere qualche rischio in più, perché così si sarebbe evitato il
non solo il sorpasso del Palermo, ma magari c'era anche la possibilità di sopravanzare il Foggia. Qualcuno magari a casa dirà, beh, però l'Avellino è molto forte. Sì, però io dico che a livello di atteggiamento, se da un lato va messo in risalto il fatto che la squadra ha lottato e si è difesa molto bene, e dall'altro ha sostanzialmente rinunciato ad attaccare. Praticamente non l'ha mai fatto nel secondo tempo, ad eccezione dell'azione fulminea di Kerem Ateng. Assolutamente, contro una squadra di semiprimavera ci scrivono la differenza di spese dell'Avellino non si è vista. Interessante quello che ha detto prima Aia, nel senso che nel momento in cui è arrivato lo 0-1 del Catanzaro, l'Avellino ha cominciato ad alzare i giri del motore. Bisogna anche dire che, a parte che un paio di circostanze, Lewandowski ha tremato, poi non più di tanto. E poi comunque che è durata una ventina di minuti, Aia, non di più, questo forcing intendo. Mi senti? Forse no, forse non mi senti. Non benissimo. Ok, no, dicevo, a parte il fatto che è stata contestuale i giri del motore alzati dell'Avellino nel momento del vantaggio del Catanzaro, un paio di circostanze il Teramo ha tremato davvero, non di più, e poi è durato più o meno 20 minuti questo forcing. E no. Andrea, allora lo chiedo a te, faccio... Sì, la fase migliore dell'Avellino è stata nella parte centrale del secondo tempo, poi probabilmente l'uscita di Maniero, che non ha fatto una grande partita, però ha avuto due occasioni importanti. L'uscita di Maniero forse ha tolto qualcosa, perché nel momento in cui l'Avellino stava spingendo molto, aveva comunque bisogno del suo riferimento in area di rigore, che era stato, ripeto, in due circostanze pericoloso. Aver tolto Maniero anche con l'ingresso poi di Bernardotto, oltre che di Fella, non ha dato molto riempimento all'interno dell'area di rigore. Vero è anche che lì in mezzo Trasciani, ma soprattutto Soprano, hanno fatto una grande partita, quindi c'è grande merito dell'organizzazione difensiva del Teramo, che si è rivista a determinati livelli. Probabilmente Braglia lì ha tolto un po' troppo presto Maniero, che forse non era neanche al 100%. Però sì, la fase migliore dell'Avellino è stata insomma tra il 20° e il 35° del secondo tempo. Poi il Teramo comunque ha controllato, direi bene, le offensive della squadra irpina. Eh sì, io spero che Ania adesso ci ascolti, fammi un cenno in qualche modo. Sì, ci ascolta. Eppure ho un'antenna qui vicino, però evidentemente non funge. Ho un'antenna qui vicino, eppure evidentemente okay. Non funge. Visto che alla domanda che avevo posto a te ha risposto Andrea, ti faccio vedere allora il prossimo turno. La Virtus Francavilla è salva, vediamo un po', fatemi vedere un po' la classifica, adesso non me la ricordo se la Virtus Francavilla è salva. Sì, sì, la Virtus Francavilla è salva, perché la Cavese è retrocessa. Esatto, sì. Praticamente è salva anche la Paganese Biscelli a giocarsi il play-out. Ci sarà un solo play-out. Eh sì, sarà Paganese e Biceglie certamente. Ti faccio vedere Ania il prossimo turno. Sì. Perché? Ecco perché ce l'hanno chiesto. Perché c'è Virtus Francavilla Palermo. E quindi io ho capito il retropensiero adesso. Ecco perché sono andato a vedere il prossimo turno. Cioè, la Virtus Francavilla con quali motivazioni giocherà contro il Palermo? Poche. Il Foggia, vediamo, con il Catania. Catania che ha Catania che deve proteggere il quinto posto. Cioè che ha il quinto posto in ballo. Ecco, diciamo che ha sensazione, ma veramente ha sensazione, te la può recuperare una posizione? Sì, tra l'altro sia Viterbese che Virtus Francavilla, forse la Viterbese, non so insomma adesso i calcoli per la quarta, però forse sarebbe, non so se è ancora in ballo l'undicesimo, no. La migliore quarta. Ok, quindi insomma Viterbese e Virtus Francavilla sono allo Oddio, stesso non livello. Sappiamo cioè. se la quarta del giro, perché bisogna vedere che cosa succede nel girone B. Esatto. Perché quindi, bisogna vedere che cosa succede nel girone B, quindi in realtà... Cioè, Viterbese e Monopoli sono a 40 punti. In teoria avrebbero ancora un posto a disposizione. Qualora la migliore
quarta fosse nel girone C. Esatto, perché è una variabile da considerare, perché la migliore quarta poi aprirebbe i playoff all'undicesima, insomma, del girone interessato. E poi il Teramo ha questa variabile da affrontare, che è a Genoa e Maurizi, che non so, insomma, con quale spirito tornerà a Teramo dopo che due stagioni fa, insomma, sembrava che il matrimonio dovesse proseguire all'inizio della presidenza Iachini, poi insomma sono state fatte scelte differenti, come tutti sappiamo. Ecco, è stato ospite anche a Pro Teramo e ha detto che non avrà senso di rivalsa, non avrà uno spirito di rivalsa nei confronti del Teramo, però magari conoscendolo, insomma, un sogno di sgambetto proverà anche a farlo. In generale il Palermo ha l'impegno più facile, in ogni caso, ovviamente, guardando l'ultimo turno. Scusatemi, ho fatto un rapido conto, se possiamo rimettere la classifica. Il Bari ora ha 60 punti e se dovesse vincere l'ultima giornata andrà a 63, moltiplicato per il coefficiente siamo appena sopra il 66. 66 punti attualmente ha il Modena, quindi il Modena, se tra questa sera e la prossima giornata farà un punto, sarà comunque avanti. E allora sarà... niente, diciamo che la Viterbese e il Monopoli, non dico che sono fuori, ma quasi. Okay. Modena che tra poco giocherà in casa con Legnago, che è squadra di bassa classifica, quindi diciamo che ha una ghiotta opportunità per chiudere i conti per il quarto posto il Modena. Legnago che è sedicesimo in lotta per evitare i play-out, ma è chiaramente una gara alla portata per il Modena. Quindi il Teramo dovrebbe avere comunque sulla carta un impegno contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, che è ovviamente salva e che non ha chance di accedere ai playoff. Però io ci lascio questa variabile, Maurizio, insomma, da considerare nell'analisi. Il Palermo ha l'impegno più semplice, perché comunque anche la Virtus Francavilla non ha più niente da chiedere al campionato, e il Foggia appunto deve provare a difendere quello che adesso è il settimo posto, ecco, che è nelle mani dei Satanelli. Credo che tra un po' stia iniziando la conferenza stampa, quindi ti saluto, ci rivediamo dopo la conferenza stampa a cui parteciperai anche te, partecipiamo tutti quanti ovviamente, quindi salutiamo per il momento Ania. Andrea, in attesa che si sieda Massimo Paci, rapidissimamente, in questo momento, se dovessi dare un voto, una pagella al Teramo, che pagella daresti fino a questo momento? Al campionato del Teramo? Sì. Beh, direi un 6 più, perché chiaramente la squadra ha proposto un ottimo calcio, ha fatto grandi risultati, l'abbiamo detto, ora rischiamo di essere ripetitivi nelle prime 11-12 giornate, poi c'è stato quello spartiacque dopo la partita di Terni e poi tutti i fatti che abbiamo raccontato. Effettivamente da una squadra che era prima o seconda, poi terza, ora è scivolata al nono posto, quindi insomma è chiaro che facendo una media tra quanto di buono, se non di ottimo, si è fatto all'inizio e quanti punti sono stati buttati via per problemi tecnici ma anche problemi di gestione, che ora non stiamo qui a rivangare perché abbiamo ampiamente analizzato nel corso di tutta la stagione, io penso che un 6 più sia la logica conseguenza. Poi chiaramente se uno si aspettava un campionato molto più complesso per il Teramo, può anche dare più forza all'attuale nono posto, che potrebbe essere al massimo un settimo posto, però ricordiamoci sempre che questa squadra aveva un nucleo che arrivava dallo scorso anno, un nucleo abbastanza amalgamato, che questa partenza, diciamo così, senza dover trovare una chimica che in parte già c'era, comunque poi ha contato. E ricordiamoci che questa squadra ha sempre giocatori di grande talento, e qualcuno di questi giocatori di talento, su tutti Mungo, ha fatto buona parte della stagione in panchina, cioè c'è stato anche un po' di talento, se mi permettete l'espressione, sprecato. Quindi per tutto questo io direi che è una sufficienza, 6 più, ma non penso che si possa andare oltre. E poi Andrea, più tardi parleremo anche di quanto, oggettivamente categorie differenti, parliamo di professionismo in questo caso, di dilettantismo nel caso della Serie D, però possiamo dire che invece nel complesso
la struttura del campionato di Lega Pro, così come anche quella di Serie A e Serie B, tutto sommato, nonostante i problemi, ha tenuto. Nel senso, si è arrivati, adesso manca l'ultima, ma di fatto ci si è arrivati senza troppi scossoni. Sì, qualche rinvio, certo, come era fisiologico che fosse, però tendenzialmente la struttura del protocollo tra i professionisti ha retto. Sì, devo dire che la Lega Pro è stata anche più malleabile, forse anche comprensibilmente, perché se parliamo di Serie A, ma anche in parte di Serie B, i club hanno una strutturazione economica che permette di sostenere determinate spese, cosa che c'è di meno in Lega Pro. Dunque, che la Lega del presidente Ghirelli sia stata un po' più elastica nella gestione dei recuperi, secondo me è stata una scelta che alla fine ha pagato, ed è stata una scelta che ha permesso al campionato di arrivare alla fine con solo uno slittamento di una settimana. Il campionato sarà finire proprio in questa domenica, finirà la prossima domenica, ma voglio dire, va benissimo così, anche la procedere a uno slittamento, il campionato anziché finire il 7 finirà il 10, però ripeto, con tutte le incognite che c'erano, tutte le difficoltà, sarebbe stato quasi da metterci una firma. Certo. Il campionato di ora, non so se la Serie B avrà altri scossoni. Scusami Andrea, mi sembra che è arrivato il ragazzo di cui abbiamo parlato molto questo pomeriggio, Luca Lombardi, in collegamento dalla sala stampa del Partenio Lombardi, poi anche il suo stadio se vogliamo. Tra poco ovviamente comincerà la conferenza stampa, questo ragazzo molto molto interessante, vedremo quali sono state le impressioni del... Eccolo qua. Vista l'assenza di Simo, Santoro e Fede, sicuramente ci speravo e spero di aver fatto una buona partita e aver aiutato i compagni a raggiungere questo buon risultato in un campo molto difficile. Sicuramente ci speravo. Ciao e complimenti anche a te naturalmente per la tua prestazione. Senti, un Teramo giovanissimo quest'oggi in campo, però ha saputo combattere ed esce a testa alta dal Partenio di Avellino. Sì, sicuramente eravamo una squadra giovanissima in campo, però una squadra giovane ma con grande personalità, grande forza e siamo riusciti tutti insieme a compiere questo buon risultato. Buonasera Luca, innanzitutto complimenti per la prestazione in quello che è di fatto anche un po' il tuo stadio, il Partenio Lombardi. Ci spieghi come hai vissuto questi mesi in cui spesso e volentieri ci siamo chiesti, ma Lombardi perché non gioca? Siamo una squadra comunque giovane ma comunque con tanti buoni giocatori e sicuramente se non ho giocato è perché evidentemente c'erano ragazzi che erano più pronti di me e io mi sono continuato ad allenare e sperando appunto in questo momento e spero di aver fatto bene e di aver aiutato la squadra. Luca, posso chiederti quali sono state le tue emozioni in uno stadio storico come quello e poi dirmi quanto piacere ti ha fatto uscendo dallo stadio con tutti i tuoi compagni di squadra che ti hanno incoraggiato, applaudito, che credo sia stata la cosa più bella della partita. Sì, mi ha fatto molto piacere, sin dall'inizio eravamo molto uniti, mi caricavano perché pur essendo più giovane, all'esordio, comunque è stata una bella emozione. E infatti ringrazio tutti i compagni, ringrazio il mister. Tremavano un po' le gambe? No. Bravo. E poi ringrazio comunque anche i grandi che mi danno sempre consigli ogni giorno e anche lo staff che
come me e come altri compagni, si ferma con me per fare dei lavori individuali e farci migliorare giorno dopo giorno. Devo ricominciare, vero? Sì, Ania, secondo giro, vai. Luca, il 1° luglio dove ti vedi? Magari in trattativa col Teramo per prolungare il prestito oppure di nuovo a Monza? Ah, non lo so, io sto pensando a finire bene l'anno qua e poi dopo le società si parleranno e quel che verrà, verrà. Io sono molto felice qua e ero felice a Monza, però penso a finire bene qua. Senti, Luca, tornando alla gara, questo punto vale soprattutto per il morale, per il Teramo, per l'autostima, però il Teramo scivola dall'ottavo al 9° posto. Ora tutto è rinviato a domenica prossima per la griglia di partenza nei playoff contro la Viterbese. Sì, comunque non era un campo facile, comunque contro la seconda in classifica che voleva far punti. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita e quindi questo pareggio, secondo me, credo anche secondo noi, va bene. Luca, allora, oggi tu hai giocato, insomma, in un centrocampo di fatto a due, anche se qualche stagione fa a Recanati ti abbiamo visto anche un po' più a ridosso della porta avversaria. Ci descrivi un po' le tue caratteristiche, se sei più un giocatore portato magari a interdizione o più portato a pilotare palla nella tre quarti, giocatore più offensivo, questo in prospettiva futura magari, che ti auguriamo sia in maglia Teramo. Allora, quando stavo a Recanati era diverso perché ero un giocatore, come ha detto lei, più offensivo, sì, più un trequartista. Invece quando sono arrivato a Monza mi hanno visto più come un centrocampista di costruzione, un play che può fare anche la mezzala, e quindi io mi trovo bene da tutte le parti. Grazie, non c'è la domanda di Walter finale, quindi grazie a Luca. Grazie a voi. Ok, possiamo rientrare. Complimenti, emozionato Luca Lombardi. Poi insomma, sentirsi dare del lei, Andrea, è davvero viene un colpo al cuore, ma davvero è stato bravo anche davanti alle telecamere. Questo che, come detto, è un giocatore che noi avevamo notato in effetti qualche tempo fa a Recanati, dopo l'abbiamo ritrovato a Monza in posizione un po' diversa, per l'età che ha, per le caratteristiche che ha, forse ha un futuro in questo ruolo? Beh, se ha avuto questa evoluzione, probabilmente è lì il suo ruolo principale. Può essere che giocare un po' più avanti non gli sia proprio congeniale in categorie professionistiche, perché si alza il tono agonistico delle partite, ci sono giocatori più strutturati, bisogna resistere in maniera diversa ai contrasti, e quindi se incontri dei centrocampisti davanti alla difesa o dei difensori che ti trattano in un certo modo, poi devi essere in grado di resistere bene ai contrasti. Quindi ci sono tanti giocatori di taglia piccola che fanno la differenza in quei ruoli, tipo da trequartista, però bisogna essere fisicamente pronti, lui forse non lo è, allora è stato portato un po' più indietro, e devo dire, ripeto, che oggi ha fatto la sua parte, l'ho visto bene. Chiaramente avere al fianco il capitano Arrigoni, che è un giocatore di grande esperienza, che ti aiuta, che ti dà dei consigli, è un piccolo vantaggio, ma poi bisogna scendere in campo al Partenio Lombardi contro l'Avellino, contro una squadra comunque che ha un certo blasone in una partita così importante, e devo dire che nel complesso si è dimostrato all'altezza della situazione. E come anche tu stesso hai chiesto, ci siamo anche domandati perché nelle precedenti partite non abbia avuto la possibilità di giocare anche qualche scampolo, perché oggi per necessità è stato schierato, perché non c'era proprio nessuno di ruolo da poter mettere, sì, viste le assenze di Santoro e Viero. Magari, visto che
Teramo ha anche guardato ai giovani in questa stagione, forse non con grande costanza, non sempre, però ha guardato ai giovani. Arriva questo ragazzo dal Monza a gennaio, ci stavamo quasi chiedendo come mai fosse arrivato per poi non giocare neanche una partita. Ora si è creata questa occasione e ha dimostrato che può recitare comunque una parte in una squadra di Serie C. Assolutamente. Per chi ci... cominciamo a rispondere un po' a messaggi che mi sono lasciato un po' indietro. Qualcuno ci scriveva della prestazione di Kerem Mateng, anche se l'aveva chiamato Aristoteles, ma immagino per il gol mangiato, ma insomma, ragazzo, le qualità le ha. Ma Aristoteles era freddo davanti alla porta, però, non è un paragone calzante. No, certo. Poi in realtà una domanda, no, perché chiedeva se ha il contratto anche l'anno prossimo. Io adesso vado a memoria, dico la verità, non lo so, ma mi prometto tra poco di andarlo a vedere se ha il contratto anche per il prossimo anno o se è solo in prestito, non lo so. Però ci dicono una cosa interessante, cioè da quando è rientrato Soprano il Teramo dietro prende molti meno gol, che probabilmente per una squadra che segna poco è l'unica via percorribile, cioè prendere pochi gol. Sì, in quella zona del campo solitamente gioca Diakité, di cui si dice un gran bene, e chiaramente ha delle qualità, però noi in questa sede abbiamo più volte anche parlato di quelle che sono d'altro canto delle lacune piuttosto evidenti di natura tecnico-tattica. Diakité è un giocatore straordinario dal punto di vista fisico e atletico, è un giocatore forse ancora da fare tecnicamente e tatticamente. Soprano da questo punto di vista è un giocatore che è più completo, perché ha più anni di carriera, giocatore più maturo, non avrà le qualità impressionanti di Diakité, l'allungo di Diakité, però è un giocatore per la categoria assolutamente completo, un difensore affidabile, quindi una volta che è stato recuperato a determinate condizioni, lui poi il rendimento lo fa vedere sul campo. E poi c'è anche da sottolineare la buona prova non solo di questa sera di Trasciani, che a proposito di giovani, ecco, Trasciani è un giocatore che tatticamente è più evoluto, pur essendo anche lui un giovane, rispetto a Diakité. Diakité ruba l'occhio da un punto di vista del suo strapotere fisico, però poi come tiene la linea, i movimenti che fa in sincronia con gli altri sembrano essere migliori. Sicuramente Soprano, che ha grande esperienza, ma anche lo stesso Trasciani sta facendo molto bene. Intanto vedo in bassa frequenza dallo stadio Partenio Lombardi che tra poco dovrebbe parlare Massimo Paci. Si è proprio seduto in questo momento. Tra poco lo ascolteremo. Ecco qua, si era seduto un attimo ed è andato via, però insomma è questione di istanti, e si siederà a parlare il tecnico del Teramo, perché poi proviamo anche a fare una simulazione di accoppiamenti allo stato attuale, ovviamente con 90 minuti di anticipo di quelli che potrebbero essere i scontri playoff. Ma andiamo al Partenio Lombardi con l'allenatore del Teramo, Massimo Paci. Allora, se siete pronti, può cominciare sempre Ania, prego. Ciao mister, buonasera. Ciao, buongiorno. Ciao, buonasera. Ti chiedo se l'avevi preparata così, per cercare di imbrigliare un po' Braglia, un gioco di parole, prediligendo soprattutto la fase di non possesso e sperando magari in ripartenza un colpo alla Kerem Mateng, che Kerem Mateng però ha fallito. Allora, sostanzialmente sì, nella fase di non possesso, intanto chiedo scusa che ho la voce un po' finita, sostanzialmente sì, nella fase di non possesso è stata preparata così la partita. In fase di possesso avevamo preparato cose diverse, però non si è riusciti pienamente a fare bene le due fasi, ma è normale, penso che possa essere una cosa normale. Abbiamo giocato contro una squadra che ha un'identità precisa, che sa giocare in quella maniera e è seconda in classifica perché porta avanti quell'idea di gioco, e oggi ha provato in tutte le maniere a vincere la partita in quel modo di giocare. Noi siamo stati bravi a difendere e abbiamo fatto una buona partita diligente, e sono molto contento di questo. Sì, salve mister.
Allora, ancora una volta oggi le scelte hanno dato ragione al tecnico Paci, che ha mandato in campo una formazione giovanissima con addirittura 6 under, però un Teramo che si è fatto valere, ha giocato con personalità, combattuto nel secondo tempo quando c'era da resistere, quando l'Avellino ha spinto tanto, e poi il Teramo ha avuto anche qualche buona occasione, no? Per quella con Chiere Mantenga, per segnare. Abbiamo avuto un'occasione clamorosa tu per tu col portiere che non siamo riusciti a concretizzarla, però fa parte del gioco. Oggi partivamo con 6 under in campo contro una formazione tosta e quindi devo dire che i ragazzi sono stati spettacolari, ma quando un paio di settimane fa ho detto che questi ragazzi hanno uno spessore morale di un'altra categoria, proprio per questo oggi Arrigoni, Costa Ferrera, Bombaggi hanno fatto vedere di che pasta sono, cito loro perché hanno preso un po' in mano la squadra in un momento così di emergenza e hanno fatto vedere non solo che sono giocatori tecnici, che hanno del valore tecnico, ma hanno anche del valore umano, dello spessore caratteriale importante, che possono ambire secondo me ad altre categorie. Poi una grande prestazione di Soprano, Piacentini, Trasciani, insomma anche Riccardo Cappo, oggi è stata una prestazione di tutti buona, molto positiva. Buonasera mister. Ciao, buonasera. Complimenti innanzitutto per la prestazione ad Avellino con una squadra davvero molto molto giovane. Ti chiedo uno sforzo di sincerità. Quando ieri ti ho chiesto se tra le alternative a centrocampo ci poteva essere anche Lombardi, avevi già deciso o ancora no? Avevo già deciso. Come mai? Come mai? Allora... avevo deciso perché a fianco ad Arrigoni, come ho detto ieri, secondo me sia Costa che Mungo e Lombardi sono 3 giocatori che per caratteristiche, a fianco di un interruttore come Andrea, sarebbero andati bene tutti e 3. Ho scelto Lombardi perché è un ragazzo e credo che quando dai fiducia ai ragazzi loro non ti tradiscono mai, ho questa filosofia, e quindi era giusto perché si sta allenando bene, è un ragazzo che può far bene qui a Teramo, è un futuro della società, e quindi bisogna avere coraggio per andare in campo questi giovani anche in partite così, e secondo me ha dato una buona risposta. Per quello l'ho fatto giocare, perché uno perché meritava, 2 perché è un valore della società e 3 perché ha delle caratteristiche che oggi si facevano comode. Indubbiamente aver visto 6 under in campo inizialmente un po' di impressione la faceva, considerando che dall'altra parte il più giovane era meno giovane del nostro ultimo under, cioè voglio dire, da questa angolazione qualche punto di domanda c'è, insomma io me lo sono fatto. Però detto questo, poi in realtà la squadra ha risposto come tu ti aspettavi, hai detronizzato dal secondo posto l'Avellino, mentre potenzialmente il Teramo può ancora giocarsi il settimo posto. Quindi questo 0-0 è uno 0-0 che penalizza più loro rispetto a noi? Sì, credo di sì, perché adesso loro devono sperare in un risultato del Catanzaro, adesso non sono più in secondi, però onestamente quello che devono fare, quello dell'Avellino, a noi interessa poco. Sono molto onesto, hanno fatto, secondo me, ripeto, hanno provato a fare di tutto per vincere con i loro principi di gioco, con il loro modo di giocare, che è un gioco che li ha portati ad essere secondi, e noi abbiamo risposto bene. Noi abbiamo ancora la possibilità di giocare ancora una partita in cui possiamo arrivare settimi, ma io credo che non so quanta differenza possa fare, nel senso, è la mia prima volta, che è la mia prima esperienza, ma non credo che giocare in casa o fuori casa possa cambiare qualcosa se la guardiamo in un ambito più generale. Certo che se ci soffermiamo nella prima partita, allora dici in casa, giochi in casa, hai più possibilità di vincere. No, hai 2 risultati su 3, questo è un vantaggio. È vero, hai 2 risultati su 3, però in ottica generale, se vuoi fare dei bei playoff, devi andare oltre, secondo me. Devi provare a vincere comunque, perché ragionare così significa ragionare col braccino corto e sperare di passare un turno, 2, per carità, però secondo me la mentalità che dobbiamo avere nei playoff è un'altra. Poi per carità, se si uscirà, ma noi dobbiamo giocare per vincere questi playoff.
Non so se ci riusciremo, probabilmente no, ma la mentalità deve essere quella, quindi non credo che sposti tanto. Forse può spostare per il primo o secondo turno, ma se lo guardiamo in ambito generale dobbiamo affrontarli con entusiasmo e personalità, questi playoff, secondo me. Per gli ultimi 90 minuti della stagione regolare, mister, perdi Trasciani perché è stato ammonito ed era diffidato, ritrovi Ilari, Santoro e Tentardini, e poi mercoledì, perché immagino che poi lunedì farà il solito allenamento, insomma, diversificato tra chi ha giocato e chi no, mercoledì chi speri di ritrovare? Vittorini e Diakité come stanno? Allora, di Diakité non so bene le condizioni, perché oggi stava un po' meglio, quindi va valutato. Vittorini, la settimana scorsa stava bene Vittorini, non l'ho convocato per una scelta tecnica, perché si è allenato, però non ha dato quelle garanzie che mi aspettavo. E quindi per Vittorini rientrerà domani, ma è stata solo una scelta tecnica. Dobbiamo vedere anche i diffidati chi saranno, perché onestamente non ho molte esigenze di rischiare di giocare la prima partita dei playoff senza qualche titolare importante, quindi bisogna valutare un po' a 360 gradi, però comunque la condizione della squadra è buona, quindi siamo contenti. Mister, in queste ultime due gare contro il Bisceglie e ad Avellino il Teramo ha ritrovato, grazie a Paci, l'entusiasmo, la voglia di combattere, la capacità di saper far gruppo. Questo è molto importante in previsione dei playoff. Allora sì, è importantissimo, però permettimi di dire che non l'ha ritrovata grazie a me, perché abbiamo un gruppo di ragazzi in gamba, abbiamo un gruppo di ragazzi che anche in una partita come questa non si sono tirati indietro. Nella partita più difficile, probabilmente quella con la Turris, hanno dato una risposta per me, allenatore, da emozione, da emozionarmi. E quindi io non c'entro niente, io li alleno, cerco di aiutarli al massimo nel offrire buone prestazioni, però siamo fortunati ad avere questi giocatori che nei nostri limiti, perché in questo campionato abbiamo dimostrato di avere delle difficoltà di incontrare certi tipi di partite, ma comunque io ho visto veramente pochissime partite in cui i ragazzi non hanno provato a dare tutto. Poi nell'arco di un campionato i valori vengono fuori, abbiamo avuto delle difficoltà, questo è all'occhio di tutti, ci sono stati degli alti e bassi, ma non caratteriali, tecnici. Se abbiamo perso delle partite per un discorso tecnico, non per un discorso che i ragazzi hanno tirato indietro la gamba, è impossibile, sono troppo affidabili e troppo in gamba questi ragazzi. Le fa onore l'umiltà, le fa onore no. L'umiltà, dico. Ma no, perché io alleno come allenavo il primo giorno, quindi è merito loro, veramente. Anzi, adesso abbiamo addirittura calato un po' i ritmi, i volumi di lavoro, quindi non, tutto merito dei ragazzi, lo dico in grande onestà. Mister, posso chiederti quale aspetto di questa squadra che non hai visto nella stagione regolare ti aspetti di vedere invece nella post-season? Cioè, di quale caratteristica questa squadra ha bisogno che non ha mai mostrato fino a questo momento per andare più avanti possibile? Noi vi auguriamo ovviamente fino alla fine, però per andare più avanti possibile. Ma allora, la fase di non possesso è buona, non mi spaventa. La fase di possesso contro queste squadre secondo me va un po' migliorata, perché difendere poi devi trovare il gol, ma secondo me possiamo migliorarla quell'aspetto lì. Certo, in campo bisognerebbe avere un po' più di qualità, soprattutto nel reparto avanzato, quando arriva la palla bisognerebbe avere la capacità e la lucidità di gestirla un po' meglio, cioè il possesso palla andrebbe un po' migliorato come percentuale, altrimenti può succedere di tutto. Cioè mi aspetto che riusciamo in certe partite a controllare un po' di più la partita, perché in questo momento oggi soprattutto abbiamo controllato molto bene la fase di non possesso, però la fase di possesso è stata buona, ma si può migliorare nei playoff. Quando giochiamo in casa migliora, perché tutte le partite in casa comunque abbiamo espresso un buon gioco. Fuori casa ci sono state qualche difficoltà in questa fase, parlo di palleggio, di possesso palla, però poi nella partita singola, queste sono partite dopo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo, a tu per tu col portiere, se facciamo gol magari vinciamo la partita, e questo magari spero che possa succedere anche nei playoff. Quindi
Sì, dobbiamo pensare a migliorare, ma poi nelle partite singole sono strane, sono particolari, e quindi vai a capire che cosa servirà. Mister, due momenti della partita. In un primo credo di avere fatto male ad un polso sul gol fallito da Kire Mateng, perché ho un dolore ancinante e spero di non averlo rotto. E ti chiedo tu come hai reagito dalla panchina. Sul secondo sarò anche l'ultimo dei romantici, ma vedere uscire Lombardi incoraggiato da tutti i suoi compagni è stato bellissimo. Questo forse è la fotocopia migliore che può emergere da un gruppo squadra. Bello, bella considerazione, bellissima. Io non ho avuto questa lucidità quando è uscito Lombardi, ma ho percepito il calore dei ragazzi che l'hanno sostenuto prima della partita, ho visto quello che gli hanno dato. Bellissima particolare. Bello, perché poi il calcio è anche questo, no? Ci sono le vittorie, le sconfitte, ma poi c'è anche la parte emotiva. Aiutare un ragazzo del 2002 all'esordio in Lega Pro contro l'Avellino, secondo in classifica, vedere ragazzi che lo sostengono anche se ha fatto qualche errore, insomma, è bello questo. È bello perché il calcio è anche questo, non è solo il giudizio sui risultati. E che rimatengo è. E ma un allenatore, quando un giocatore sbaglia un gol davanti alla porta, che deve fare? Io non avevo un tavolo, magari, sennò magari me lo rompevo anche io un polso, non lo so, però veramente non controlli queste situazioni, puoi solo allenarle e niente, sperare, perché comunque i ragazzi lo sanno, lì davanti alla porta se fai gol cambiano le partite, ma non credo che fanno apposta a sbagliare, purtroppo è così. Grazie. Grazie a voi. Buon rientro, mister. Ciao, buon lavoro a tutti. E allora, queste le dichiarazioni di Massimo Paci. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale. Poi concludiamo il discorso, ovviamente, sulla Serie C e passiamo alla Serie D, rivedendo la Vastese di ieri e vedendo i recuperi dei prossimi giorni. Eccoci rientrati, seconda parte di questo Abruzzo del pallone, in cui ovviamente la fa da padrone il calcio giocato. Non tantissimo, come avete visto, era in programma oggi solo Avellino Teramo. Le questioni fondamentali che ha trattato Massimo Paci in conferenza stampa. Innanzitutto, Ania, vengo da te, poi anche da Andrea. La fase di possesso probabilmente è quella da migliorare nella post-season. Sì, ma dopo quasi nove mesi di lavoro è difficile immaginare, insomma, un miglioramento netto, insomma, perché in questi mesi Teramo non è che non abbia lavorato sulla fase di possesso, ha lavorato e come. Di certo è una fase di possesso che vive del peccato originale, della mancanza di un centravanti nel vero senso del termine, nel senso pieno del termine, perché comunque non c'è un punto di riferimento vero e proprio a cui il Teramo e la squadra fanno riferimento quando magari le partite sono chiuse, quando si affrontano avversari che preferiscono stare nella propria metà campo e che altro. È chiaro, non è solo la mancanza del centravanti, è anche la fase di possesso, appunto, la fase di costruzione che manca di qualcosa, perché è un po', insomma, sono due cose collegate. Il centravanti manca, ma manca magari anche Teramo di idee quando soprattutto non riesce a trovare Varchi. Questo è successo molto spesso quando contro le squadre di bassa classifica, contro le squadre di altra classifica si è sempre visto il Teramo, insomma, a parte quest'oggi, un po' più propositivo nel trovare gli spazi, proprio perché, insomma, chi sta più in alto tende a giocare e non a stare nella propria metà campo. Quindi migliorare la fase di possesso nella post season la vedo complicata. Cercare di magari cambiare degli uomini, come sta facendo Paci, e provare a vedere se le cose riescono a variare in qualche modo, magari avendo altre soluzioni, questo sì, si può fare. Prima abbiamo rivisto quell'occasione, insomma, la più clamorosa di Kire Mateng. Paci ha detto, insomma, non avevo neanche la lucidità mentale per arrabbiarmi. Oggi io sono reduce da un Lautaro Martinez che avrei
impiccato senza mezzi termini dopo un minuto. Altra, quindi per beh, dire, c'è sempre la VAR che non interviene. Che può capitare, che può capitare. Ti ho interrotto non a caso. Ci scrivono, Federico rimane il prossimo anno, ma in realtà ti faccio questa doppia domanda, perché ieri qualcuno dei colleghi ha provato a carpire a Paci questo, tra virgolette, se ci sarà appuntamento per il rinnovo contrattuale. Noi sappiamo quanto i destini di Paci e di Sandro Federico siano in qualche modo un po' legati dal punto di vista del progetto tecnico. Te che notizie hai? Ormai si registrano da mesi, o meglio, da mesi si è registrata la volontà del presidente Iachini di voler proseguire con Paci. È chiaro che poi il discorso va approfondito, perché insomma, anche per le parole dello stesso presidente, non è che poi si è andati in profondità nel discorso. Ecco, c'è stata una chiacchierata, però almeno per quel che insomma hanno detto finora i protagonisti, un'analisi vera e propria a tavolino non c'è stata. Paci ha confessato a Pro Teramo, insomma, che ha la volontà di proseguire a Teramo e gli farebbe piacere di restare a Teramo. Ma io credo che, a prescindere anche dal discorso di Sandro Federico, io credo che bisognerà chiarire cosa vorrà fare il Teramo il prossimo anno. E quindi, a dispetto insomma delle dichiarazioni di facciata dall'una e dall'altra parte, è chiaro che le parti si dovranno sedere attorno a un tavolo e cercare di capire cosa vuole essere il Teramo il prossimo anno, certo. A prescindere dalla categoria, ecco, togliamo per un attimo il discorso playoff. Credo che la programmazione vada fatta attorno a un tavolo, e poi Paci, Federico, Iachini decideranno se andare avanti insieme o meno. È vero che Paci e Federico sono molto legati, perché Federico ha praticamente lanciato Paci quest'anno e lo ha scelto nel primo anno da professionista, appunto, sulla panchina del Teramo. Io credo che anche per un discorso di rispetto e correttezza Paci farà quello che farà Federico, a meno che i rapporti non si siano deteriorati tra i due negli ultimi mesi, no, ma non credo, e non mi sembra. No. Quindi, per una questione di rispetto l'uno verso l'altro, è una decisione che è collegata, che è strettamente legata. Quindi cosa farà l'uno farà anche l'altro, salvo clamorose sorprese, ecco. Almeno io vado a rigor di logica, ecco. Cioè, nel calcio molto spesso si fa così: quando due persone, direttore sportivo e allenatore, sono strettamente connesse, strettamente collegate per vicende sportive, per scelte, perché si sono trovate bene a livello umano e anche nella costruzione della squadra o comunque di una stagione, è chiaro che poi vanno insieme di pari passo. Altrimenti si sceglie entrambi una strada diversa dal Teramo. Intanto ci hanno scritto, non so se lo sapete, il presidente riscrive la squadra al prossimo campionato e conferma Paci. Sulla conferma di Paci non è sicura al 100%, diciamo che si va verso la conferma, ecco, questo sì. Sul fatto della reiscrizione, insomma, anche lì dire di riscrivere la squadra, perdonatemi, ma forse è una non notizia, nel senso che sarebbe una notizia se dicesse no, non la riscrivo, non è una notizia se la riscrive, cioè, nel senso, credo, almeno poi giudizio strettissimo. Dovrebbe essere la logica, insomma, a meno che non intervengano. Esatto, dovrebbe essere la logica. A me hanno insegnato che la notizia è quando l'uomo morde il cane, non viceversa. Che ne pensate della Superlega, ci chiedono? Dai, chiudiamo questa cosa della Superlega, perché chiaramente volevano sapere. Allora, vi faccio rispondere. Io lascio la parola a Andrea in questo caso, che l'ha detto stampa della Superlega. Vi faccio rispondere a voi due. Considerato che hai un vestito lilla tipo Zidane, che quindi è membro vero della Superlega, mi sembra che tu sia pro, però insomma poi vengo anche da te, Andrea. Cosa ne penso? Che sarebbe, migliorando probabilmente qualcosina nel format, una straordinaria competizione, perché mette insieme il meglio del meglio che c'è a livello europeo sotto tanti punti di vista. Poi insomma sono successe tante cose in questa settimana, ho assistito quasi inebetito alla Fiera dell'Ipocrisia, dove sono state anche diffuse tante notizie incredibilmente inesatte, come il fatto che non si sarebbe più giocato il campionato, che
Juventus, Milan e Inter sarebbero state escluse dal campionato, quando questo non era comunque contemplato all'interno di quel progetto. Però mi sono chiesto se tante di quelle persone che hanno parlato in maniera sorpresa di determinate cose, se si rendono conto in che tipo di calcio lavorano, cioè se De Zerbi si è reso conto in che tipo di calcio lavora, ma anche lo stesso Guardiola in che tipo di calcio lavora, che progetto porta avanti lui, in che contesto e quanto prende di stipendio. Quindi sì, insomma, poi che Guardiola o altri di quella levatura lì vengano a parlare del calcio che dei tifosi e del popolo, insomma, fa un po' specie. Quindi ho citato questi nomi, potrei allungare la lista della serie, insomma, della fiera dell'ipocrisia cui abbiamo assistito in questi giorni. Per il resto mi sembra una guerra molto politica, prima ancora di vedere sul campo queste cose, prima ancora di decretare la fine o l'inizio della Superlega, mi sembra molto una guerra politica. Ci sono dei colossi in campo, da una parte la UEFA, dall'altra alcuni club tra i più prestigiosi in assoluto, quindi io penso che bisognerà, a un certo punto, finita la fase quella più umorale di pancia, bisognerà sedersi a tavolino e vedere come poter riformare il calcio europeo e a cascata anche, perché poi noi sentiamo tutti lamentarsi, ci si lamenta ad altissimi livelli, ma ci si lamenta anche, abbiamo anche ospitato qui in questa sede delle lamentele di cose che non vanno nel calcio, diciamo quello più in basso, più nel fondo della piramide, però insomma probabilmente se c'è bisogno di disincrostare determinate tendenze, lo si deve fare con un atto forte. Questo è un atto forte che nasconde, a mio avviso, una battaglia politica. Poi se la vogliamo mettere con i colori, se la vogliamo mettere si gioca lì, tu ci puoi giocare, tu non ci puoi giocare, in realtà c'è in ballo ben altro che soltanto il format di una competizione. C'è in ballo una ristrutturazione enorme di un calcio che ha avuto tante problematiche e cui si è sommata una problematica devastante come quella del Covid. Sono andato un po' lungo, spero di essere stato meno ipocrita di tanti altri. Assolutamente. Tra poco vi diamo anche i recuperi di Serie D, non solo di mercoledì, anche per un paio di turni. Abbiamo preparato una schermata, quindi state con noi. Ania, rapidamente, qui ci scrivono: i tifosi sono contro la Superlega, poi però la Juve compra Ronaldo, tutti sotto i balconi a fare festa. Quando l'Inter prende Ronaldo, tutti sotto i balconi, ci scrive Marcello, nel senso che poi in realtà sono tutti contro il calcio dei soldi, sono tutti per il calcio dei... No, guarda, fammi dire questa cosa, perché molti hanno preso ad esempio l'Atalanta, magari 15 anni fa avrebbero parlato del Chievo, c'è bisogno della storia, della bella favola, il Leicester. Ok, però poi se queste squadre non hanno mercato, e il mercato tu capisci se ce l'hanno o no quando le televisioni e i giornali parlano e scrivono a fiumi di quella realtà. Se tu prendi un giornale sportivo, sull'Inter dedicano 2, 3, 4 pagine, all'Atalanta forse dedicano mezza pagina. Ecco, ora ometto di fare altri esempi che sono sulla stessa lunghezza d'onda. Ci sono quei club che hanno un mercato sotto tanti punti di vista, di tifosi, di appeal, di sponsor, e purtroppo l'Atalanta no. Quindi si apprezza il bellissimo calcio che fa la squadra di Gasperini, si apprezzano i risultati, però poi lì contano anche altre cose, e l'Atalanta non ha appeal, non ha il mercato che hanno le altre, ma questo è il mercato che lo dice. Oltre il campo esistono tante altre sfaccettature, e purtroppo sono quelle che definiscono le disparità che poi si vedono. E il mercato, ripeto, va oltre quello che si vede all'interno del rettangolo di gioco. Cioè, non hanno parlato l'altra volta di come Palomino ha annullato Morata, hanno parlato di Cristiano Ronaldo che non ha voluto giocare a Bergamo. Cioè, poi queste sono le cose che determinano quelle dinamiche, e molte di quelle realtà che hanno parlato di quelle dinamiche condannandole sono i fautori di quelle stesse dinamiche. Ho chiuso. Ania, rapidissimamente posso chiederti un giudizio rapido? Anche a te, poi passiamo alla Serie D. Ma diciamo che negli ultimi giorni è stato un trionfo del falso moralismo, del calcio del popolo, che poi alla fine calcio del popolo non è più da un tempo, da molto tempo ormai, e
sono favorevole assolutamente, magari con un format rivisto, soprattutto per quanto riguarda il diritto ereditario tra virgolette magari di alcune di partecipare a prescindere, oppure allargando il format, però insomma il concetto è condivisibile, ci sta, perché è indubbio che alcuni club muovono interessi economici e di tifo assolutamente maggiori rispetto ad altri, ma è così già adesso, quindi non credo che ci sia molto da sorprendersi, quindi falso moralismo lascia un po' il tempo che trova, poi bisogna anche tornare nel mondo reale e vedere come è fatto davvero il mondo del calcio allo stato attuale. Io invece insomma la vedo non in maniera diversa, però devo fare una considerazione che dà merito alle tante nostre realtà. Voi direte: ma che cosa c'entra? Le nostre realtà calcistiche a tutti i livelli hanno degli aspetti legati alla comunicazione, come in tutti i campi della vita, con pregi e difetti. Bene, qualsiasi difetto gli vogliate trovare a queste realtà, niente a che vedere con il cratere di stupidaggine con cui hanno presentato una cosa che avrebbe anche avuto un senso logico, ma l'hanno presentata in maniera così sbagliata e così in maniera che era praticamente inaccettabile, che anche chi poteva vederci delle cose positive alla fine non ce l'ha viste più. Comunque, chiuso la parentesi Superlega, promesso, io ringrazio la risposta Ania. Di Andrea. No, io voglio sentire poi Francesco no. Di Francesco martedì. Oh mio Dio, mi viene già la febbre. Ania, allora ti do appuntamento a martedì, sarà non la Superlega l'argomento ovviamente, ma saranno gli ultimi 90 minuti della stagione regolare. Grazie per essere stata con noi. Buona serata a voi. Ovviamente ciao, ciao. Il tuo servizio più tardi sui nostri canali YouTube. Andrea, ci hanno chiesto dei recuperi, li vediamo con l'ausilio della schermata. Allora, è da uscire pazzi. Noi siamo più in difficoltà dei tifosi a casa. Sì, perché dare una cronologia a comunicati che si seguono e si susseguono è praticamente impossibile. Considerate che ieri c'era Vastese Apriglia e il recupero Porto Sant'Elpidio Agnonese è stato ulteriormente rinviato. Il che ha, come vedete, al mercoledì 5 maggio, il che vuol dire che poi fermi il campionato, ma è un recupero del recupero che poi non ti porta da nessuna parte. Se vedete sotto il serpentone, ti chiedo la cortesia Maurizio di toglierlo per un momento, la 14ª giornata è stata spostata da mercoledì, quindi non c'è il turno infrasettimanale, mercoledì 26 maggio a domenica 30 maggio, il 6 giugno si giocherà la 15ª, mentre la 16ª è posticipata, questo sì, ad un mercoledì, quello del 9 giugno. Andrea, siamo in zona europea. Quello che sappiamo. Siamo in zona europea. Allora, intanto la considerazione amara è che il campionato, in particolare il Girone F, è stato sospeso per due domeniche per giocare i recuperi non si giocano. Oggi è stata letteralmente buttata nel cestino una domenica, perché non si è giocata alcuna partita. Ieri si è giocata Vastese Apriglia, che era calendarizzata inizialmente per mercoledì, le due società si sono accordate e l'hanno giocata sabato, cioè ieri. Oggi si dovevano giocare due partite e non se n'è giocata neanche una. A far saltare il banco molto è stata l'Olimpia Agnonese, che tiene in bilico anche la partita di mercoledì, perché al momento nessuno ha la certezza che la partita si giochi. Da quello che abbiamo saputo, domani ci sarà un giro di tamponi nell'Olimpia Agnonese, al termine del quale ci saranno dei responsi che faranno capire se questa partita contro il Pineto si giocherà o no. Resta il fatto che campionato sospeso e oggi domenica buttata nel cestino perché non si è giocato un recupero. Si può andare avanti in questo modo? Chiaramente no. Chiaramente no. È una grossa anomalia. Domenica prossima invece vediamo 5 recuperi, oggi 0. Domenica ci saranno 5 recuperi. Ti fermo. Perché? Ci ascoltiamo un pezzo dell'intervista che ho fatto ieri a Fulvio D'Adderio, dopo Vastese Apriglia, il pezzettino finale che parla proprio dei recuperi. Ascoltate cosa dice. In questo momento però in cui molte
quasi tutte in questa settimana sono ferme, è importante però continuare ad avere una settimana standard, una settimana tipo di lavoro. Ora forse ce l'avremo, non lo so se ce l'avremo, perché se non si gioca Pineto Agnonese o Agnonese Pineto, la partita nostra salta, e quindi siamo anche oggi a non poter programmare quello che sarà domani. Siamo sempre sul punto interrogativo, sono cambiati i calendari nel giro di pochi giorni, purtroppo quest'anno è questa situazione. Oh, ecco perché ti ho interrotto, Andrea. Rivediamo sì. La schermata. Giustamente D'Addario dice: se salta mercoledì, ecco, tu giustamente parlavi del giro di tamponi domani dell'Agnonese. Se salta Agnonese Pineto mercoledì, salta domenica 2 maggio anche Agnonese Vastese. Il che vuol dire che poi Agnonese Vastese andrebbe ulteriormente riprogrammata. Guarda, io su questo spero che D'Addario non sia andato un po' in confusione, forse ci vado io, però se lui teme che poi ci sia Agnonese Pineto domenica, domenica è già calendarizzata Campobasso Pineto e Agnonese Vastese si può giocare lo stesso, non vedo il motivo per cui non si debba giocare. Se l'Agnonese poi ha un provvedimento per cui non gioca mercoledì, non gioca neanche domenica, allora la partita può saltare, ma se lui lega il fatto che Agnonese Pineto non si gioca mercoledì e slitti a domenica, domenica c'è Campobasso Pineto. Io non penso che si possa andare avanti a rimodulare costantemente ogni singolo appuntamento se salta una partita. Bisogna cercare anche di mantenere una certa coerenza, quindi non lo so, al momento teniamo buono che giocano sia il Pineto col Campobasso sia la Vastese con l'Agnonese, a prescindere da come vada Agnonese Pineto, però l'Agnonese deve tornare in campo. Ora io non so di preciso com'è la situazione, si aspetta questo giro di tamponi, però è oltre un mese che questa squadra non scende in campo, ci saranno stati dei problemi, però insomma io non so se è il caso da parte del comitato di sollecitare, perché qui si rischia seriamente di protrarre ulteriormente questa Serie D. Assolutamente. Ieri intanto questo recupero, di fatto l'unico di questo weekend, che giustamente dicevi te è stato preso e buttato nel cestino perché di fatto si è giocata una partita sola, recupero 1-1 tra Vastese e Aprilia, una gara insomma non proprio spettacolare nel primo tempo, poi in botta risposta nella ripresa, con la Vastese che aveva ricominciato, ecco, speriamo soprattutto che le squadre non si fermino per tanto tempo, perché poi questo è il rischio. Aveva ricominciato, ha perso con il Matese, poi ha pareggiato molto bene a Campobasso. Ieri probabilmente una vittoria mancata contro una squadra che tutto sommato poteva essere alla portata della Vastese. Sì, ed era una partita molto delicata, era uno scontro diretto, peraltro sì, si è giocata solo questa partita, ma lo ripeto, era una partita imputabile al mercoledì che poi hanno spostato al sabato, però inizialmente erano due partite calendarizzate per questa domenica e nessuna delle due si è giocata. Quindi la Vastese ha perso questa opportunità, però è pur vero che quando sei fermo da molto tempo, e noi lo diciamo sempre, poi fai fatica a rimetterti in ritmo. L'Aprilia era in ritmo anche se veniva da quella brutta sconfitta con la Recanatese, ha cambiato portiere, il portiere non è stato irreprensibile sull'1-1, ma poi ha fatto delle altre parate importanti, mentre il portiere che ha giocato con la Recanatese, Prudente, lì aveva fatto un disastro la volta precedente. La Vastese era alla terza partita, dopo aver perso col Matese, pareggiato 0-0 a Campobasso, ieri ha incontrato qualche difficoltà di troppo, mancava Martinez, che è comunque un giocatore importante per la qualità che sa dare all'attacco. Ci sono delle partite diverse da recuperare per la Vastese, ma anche altre squadre in basso hanno diverse partite da recuperare, ci sono più recuperi da fare per le squadre di bassa classifica che non per quelle di alta classifica, e quindi io pensavo a un certo punto che per la Vastese la stagione fosse in discesa sul fronte salvezza e si potesse ambire a un piazzamento playoff. Il Covid ha rimescolato tutto e non sarà facilissimo per la Vastese tirarsi su, perché
guardiamo il Pineto ha saputo a un certo punto imbroccare la Serie C, ha una rosa importante che Pomante sta gestendo molto bene, nella Vastese si sta ancora facendo fatica a rimettersi in ritmo, cosa che il Pineto ha fatto negli ultimi tempi, e se non ti rimetti in ritmo le partite ti si complicano, quindi le prossime gare saranno importanti. Se non sbaglio, tra i tanti recuperi ci sarà anche un Monte Giorgio Vastese, vado a memoria, e quella è una partita cruciale, forse la partita più importante di questo periodo per la Vastese, per non complicarsi troppo i piani in vista delle ultimissime giornate. Ci andiamo ad ascoltare allora le interviste dei due allenatori, D'Addario e Galluzzo, ieri al termine della gara. Mister D'Addario, cosa è mancato per portare i tre punti a casa? Un po' di precisione, forse l'ultimo passaggio, un po' di convinzione a questa Vastese? No, le occasioni le abbiamo create al secondo tempo e quindi è mancata la realizzazione. E quindi certamente c'è un po' di amarezza perché non abbiamo vinto contro una squadra, a mio avviso, molto forte, che al primo tempo ci ha messo in netta difficoltà. Quella tripla opportunità, che cosa le ha lasciato? Qual è stata la sua reazione? Bisogna viverla al momento, dispiace perché si poteva fare anche gol, però poi non è venuto e bisogna poi, ecco, sono stati bravi a cercarlo fino all'ultimo minuto, c'è stato poco lì che Altobelli all'ultimo minuto realizzasse la rete, i ragazzi hanno creduto fino in fondo, veniamo da un momento molto particolare dove le partite le stiamo disputando, ma i ragazzi sono stati anche 30 giorni fermi. Dopo il 5-0 di domenica subito siamo andati in vantaggio e prendere dopo penso 40 secondi, neanche un minuto, subito l'1-1 non è stato sicuramente una cosa positiva, però c'è da dire che la reazione dei ragazzi dopo la partita di domenica è stata quella che mi aspettavo, quella che cercavo, e a me oltre al risultato basta questo, perché allora, se siamo questi lotteremo fino alla fine come abbiamo sempre fatto, e quindi l'atteggiamento deve essere questo, e questo è un girone difficile, equilibrato, dove tutte le squadre, anche quelle di bassa classifica, comunque investono, cambiano giocatori, hanno delle strutture importanti sia a livello societario che a livello proprio di struttura, hanno una storia, quindi è un girone molto 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 complesso, e quest'anno particolare proprio per tutti questi rinvii. Oh, vediamo la classifica, visto che tra poco siamo in chiusura, ma soprattutto perché martedì vi dobbiamo dare l'appuntamento per il torno in campo il Pescara, così Andrea magari ci dai le ultimissime in casa biancazzurra in vista proprio dopodomani dell'impegno alle ore 14 contro la Virtus Entella, assolutamente davvero da non fallire. 54 punti per il Campobasso, 52 il Notaresco, è rimasto tutto uguale. Come vedete la Vastese ieri sale con il punto a 29, a meno gare certamente dell'Aprilia, se non erro ne ha 3 in meno. Però ieri era l'opportunità già per mettersi alle spalle l'Aprilia e anche il e prendersi anche lo scontro diretto, perché l'andata, vi ricordate, finì 3-3 da 0-3, sì, e anche per agganciare Rieti. Non è stato così, però come detto la Vastese ha molte gare in meno per esempio rispetto all'Aprilia, vedremo poi insomma. Vi abbiamo fatto vedere quelli che saranno i recuperi, li rivediamo rapidissimamente, perché mercoledì c'è Agnonese Pineto e Porto Sant'Elpidio Monte Giorgio, domenica prossima, che è l'ultima di stop, Aprilia Vasto Girardi, Porto Sant'Elpidio Recanatese, Campobasso Pineto, Monte Giorgio Fiuggi, Agnonese Vastese. Peraltro il Campobasso aveva chiesto la contemporaneità di recuperi con il Notaresco. Non so se questo poteva entrarci qualcosa col discorso di D'Addario, vado così a intuito, però magari no. Mercoledì prossimo, mercoledì 5 maggio, Castelfidardo Vasto Girardi, Porto Sant'Elpidio Agnonese, Notaresco Pineto, in una giornata in cui, se non erro, doveva essere programmato Pineto Castelnuovo, cioè sì. Notaresco Pineto e sì. Tolentino Fiuggi, e poi le giornate di campionato fino alla fine. Chiaramente in mezzo ci saranno tanti recuperi, vedete, sono tutte domeniche a parte mercoledì 9 giugno, in mezzo sono tutti recuperi, però in questo momento non sono stati ancora definiti quali partite giocare in quei mercoledì, quindi magari se ci seguite vi daremo notizie tempestive in questo senso.
Andrea, dopo domani sfida sì. Imprescindibile. Sì, intanto da non fallire. Però come stanno le cose in casa Pescara? Sì, diamo le ultime anche sulla scorta del comunicato diramato poco fa dalla Pescara Calcio, con la situazione che resta invariata, sempre 7 giocatori più un componente dello staff positivi. Ricordiamo che però in settimana c'è stato un giocatore che si è negativizzato e un altro che si era positivizzato, però si resta con questo 7+1. Allenamenti anche oggi sempre in modalità individuale, anche se qualche schema di gioco in vista della partita è stato provato mantenendo precauzioni e distanze tra i reparti. Stiamo sempre leggendo testualmente. Domani previsti tamponi al mattino e in tarda serata. Nel pomeriggio seduta di allenamento al Delfino Training Center, poi ci sarà anche la conferenza di Gianluca Grastadogna. Poi per tutti i dettagli chiaramente vi rimandiamo, oltre che al TG6, anche alla trasmissione replay di Enrico Rocchi di domani sera, per analizzare insomma il prepartita di un match ovviamente da vincere. Come saranno da vincere possibilmente anche quelli successivi, in particolare la trasferta di Cosenza del 1° maggio e poi di nuovo in casa il 4 maggio contro la Reggiana, tutte le partite che si giocheranno alle ore 14, scelte quasi obbligate in attacco, da valutare Sorensen e De Sena, da valutare la loro disponibilità. È chiaro che il Pescara è molto corto a centrocampo, perché tra Memusciai che è infortunato, Fernandez che ha risolto, alcuni giocatori del reparto di centrocampo colpiti dal Covid, De Sena che non è al 100%, Tabanelli che è fuori, c'è qualche speranza per Rigoni. È tornato nella disponibilità Macin, però è chiaro che il Pescara è cortissimo a centrocampo, e questo sarà un ulteriore problema per Grastadogna nella preparazione di un match, venendo da circa 2 settimane di allenamenti individuali. Veramente per chiudere ti chiedo, è chiaro che questi 7 giocatori che sono ancora positivi oggi sono inutilizzabili martedì, così come è altrettanto lapalissiano il fatto che il Pescara arriverà a questa partita praticamente senza, non dico senza averla preparata, però l'allenamento individuale è una cosa, l'allenamento collettivo con gli schemi è tutt'altro. Questa considerazione, e poi se ci sono i tempi tecnici, ti chiedo, che possano permettere a chi si negativizzerà prima di questi 7 giocatori di essere a Cosenza sabato. Ma questo sì, ma prendiamo in prestito le parole del professor Salini, che insomma lui conta molto sul fatto che buona parte di questi positivi si possano negativizzare e poi, una volta che sostengono la visita di idoneità, tornano a disposizione. Poi è chiaro che andrà valutato in che condizioni torneranno, è probabile che possano tornare nella disponibilità di Grastadogna, ma non avranno 90 minuti nelle gambe, forse non avranno neanche mezz'ora, però si cercherà di fare di necessità virtù. E poi è chiaro che gli allenamenti individuali sono una cosa, quelli collettivi un'altra, perché con gli allenamenti collettivi si possono fare partitelle, si possono provare gli schemi da palla inattiva, soprattutto non si perde l'orientamento e non si perdono le facoltà di fare dei movimenti in sincronia nel rettangolo di gioco. Se ti muovi con i tuoi compagni per tenere le giuste distanze e lo fai nell'allenamento, poi lo riporti tutto ciò in partita. E qui si viene da 10 giorni nei quali molti giocatori hanno perso questa, diciamo così, dimensione, e quindi bisognerà essere in grado di attingere al passato, a un po' di esperienza per rimettersi subito in carreggiata e essere in grado di affrontare una partita che per questo motivo è più insidiosa di quello che si possa immaginare, anche perché l'Entella ha cambiato allenatore, è una squadra spacciata. A questo punto non ha nulla da perdere, però si è potuta preparare per bene in queste 2 settimane. Tutto ciò rende la partita più difficile di quello che può dire la classifica. Grazie Andrea per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. Grazie a Maurizio da qui in regia. Noi chiudiamo questo numero dell'Abruzzo del Pallone, che ovviamente torna domenica prossima. Domenica prossima torniamo in formato, ve lo diciamo già, XXXXL, perché ci saranno le partite di recupero di Serie D, le avete viste, in più alle 20:30
ci sarà l'ultima gara della stagione regolare del Teramo contro la Viterbese al Bonolis. Quindi partiamo alle 19.30, prima parte di Serie D e poi vedremo, seguiremo la partita, seguiremo la conferenza stampa di Teramo Viterbese, vi daremo anche gli accoppiamenti ufficiali dei playoff. Ovviamente domani sera non perdete Replay alle 21 con Enrico Rocchi, ci sarà anche Andrea per tutte le ultimissime. Domani insomma saremo a 24 ore, a poche ore dalla sfida contro la Virtus Entella. Martedì invece dalle 13.30 diretta a stadio per Pescara Virtus Entella con Andrea Costantini, la sera invece Pro Teramo. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi e buona domenica e buon 25 aprile.